Allora, ci siamo lasciati sul disegno, abbiamo finito questo passaggio, no? Adesso dobbiamo arrivare a fare questo tipo di ombreggiature sul viso. Allora, cosa facciamo? Io lascio sempre il disegno precedente perché se qualcuno non sa, ho perso qualche misura, praticamente vede le misure sottostanti, no? Allora, in teoria, facciamo magari in un lato dell'immagine l'esempio di come dovrebbe essere senza tutta la struttura, no? Quindi non uso anche la, se posso vedo di evitare la gomma matita, mi serve soprattutto nelle zone dell'occhio, però la gomma si presta bene a questo tipo di lavoro, a cancellare. Usate gli spigoli, magari che sono i punti più stretti, dove possono cancellare porzioni di spazio più piccole, più in maniera più precisa. C'è addirittura chi la taglia a pezzettini per usare proprio, se non ha giustamente una gomma matita, può usare quella come sostituzione. Perché questa dicevamo che stiamo cancellando è la struttura. Se qualche linea nel momento in cui andate a cancellare scompare, la dovete praticamente recuperare, no? Faccio vedere perché questo passaggio si dà per scontato, invece poi mi arrivano sempre disegni con la struttura. Quindi la struttura si va a cancellare, no? Questo, tutte quelle che sono le linee della griglia e le linee di costruzione, tipo dove si appoggia l'occhio. Ok, quindi noi vediamo la differenza tra una parte con la struttura e la parte senza, soprattutto le misurazioni vanno tolte, no? Ecco, qui siamo più tranquilli, almeno le misurazioni, magari la griglia si vede, ma per me che il mio disegno non è che deve essere valutato, non è che deve essere, se io voglio fare un disegno professionale lo faccio in un altro modo, senza mettere tutte le misure. Allora, sto usando in realtà, metto sempre, scusate, il mio foglietto sottostante, sto usando la matita HB, però in realtà se io dovessi fare una zona più scura dovrei andare con una matita B. Ok, quindi chi ha la possibilità, queste parti del sopracciglio, della pupilla, li può fare poi con la matita B, altrimenti cosa fare? Muovere sempre la mano nello stesso modo. Se avete paura di fuoriuscire potete mettere un dito per bloccare, potete mettere una riga nel punto dove non dovreste arrivare, o un consiglio. Vado a colorare leggermente questa zona. Allora, per fare questo chiaroscuro useremo, lo scrivo anche in descrizione, userò sia lo strumento professionale dello sfumino, perché magari chi sta guardando il video ha questo strumento. Invece, per tutti quanti che magari non siano disegnatori, e comunque questo disegno dovrebbe essere per tutti, userete un fazzoletto pulito, che spesso ne potete tenere proprio uno solo per quella funzione. È anche un cotton fioc, è un pennello per dipingere a punta morbida, mai utilizzato per dipingere, cioè io in realtà lo uso solo per quello. Ok, già ci siamo su questa parte. In base ai minuti decido fino a che punto fermarmi, perché questa parte in realtà è una di quelle più lunghe a volte, dipende da quanto dobbiamo fare arrivare vicino al dettaglio. Io magari non faccio tutte le ombre in questo tutorial, o le parti più delle luci le metterò magari alla fine, però intanto vi mostro com'è la differenza. Allora, soprattutto differenza fra sfumino. Molti disegnatori utilizzano sfumino, che è questo rotolino di carta, creata apposta per realizzare appunto le sfumature. È chiaro che questo sfumino non fa altro che agevolare la vita dei disegnatori, perché in un colpo fanno tutto, come vedete. Il pennello invece serve per le zone, diciamo, molto più chiare, per esempio qui, che deve rimanere chiaro, però voglio un pochino di grigio, di tonalità. E poi un altro strumento che invece tutti avete, dicevamo questo, un fioc. Questo è molto utile soprattutto vicino agli occhi, perché mi permette di mescolare questa grafite senza però esagerare, senza sbavare. Se per caso dovessimo sbagliare, interveniamo con questo per rinforzare. Per esempio, se perdiamo la tonalità scura dobbiamo ripeterla, ed è infatti questa procedura che a molti sembra ok, l'ho finita e basta. I veri disegnatori ci impiegano ore e ore a fare tutti i passaggi delle gradazioni, ma noi non abbiamo bisogno di raggiungere quel livello, perché siamo a livello più amatoriale, scolastico.